stanotte ho preparato dei biscottini. Se volete far girare, c'è della farina biologica Iris, dei semini di sesamo, un po' di pepite di cioccolato, zucchero dolcito del commercio Eco. E ecco, mi invito a questa esperienza. Vaghe stelle dell'orsa. Di solito nei nostri track abbiamo sempre cercato un riferimento anche alla toponomastica. L'anno scorso abbiamo fatto un percorso in quelli che era l'ultima dorsale dei colli prelessini, chiamati anche colli castellari, ovviamente per la presenza di castelli. E quindi abbiamo trovato il collegamento con Torò e Castelli in aria. Quest'anno invece è nata questa suggestione a partire dall'incipit delle ricordanze di Leo Vaghi. Vaghe stelle dell'orso perché? Intanto perché arriviamo a Sant'Orso, quindi c'era Sant'Orso, che deriva appunto dal santo orso. C'è Ennio Sartori che ha scritto un bel libro, Alla soglia dell'alba. Anche questa era un'altra suggestione che ci piaceva, nel senso che quello che è un percorso di trekking, una ricerca incerta, arrivare poi a Sant'Orso, alla soglia di un'alba, si spera che l'alba sia anche l'alba di una nuova consapevolezza, e dove maturano anche alcune prospettive, nel nostro caso quella di un turismo responsabile, di prossimità, ricreativo, come diceva il professor Vallerani, e ancora la prospettiva di un DES. Altra cosa, la costellazione, la Vaghe Stelle dell'Orsa, richiama anche quella che è la costellazione presente sul territorio, fatta di piccole realtà economiche, culturali, sociali, cooperativistiche, quelle che dovrebbero in qualche modo mettersi assieme con nuova consapevolezza nell'ottica di un DES, no? Per sviluppare poi una progettualità. Per cui c'era questo aspetto. Altra cosa ci piaceva in quello che è un trekking, dove anche dalle foto che avete visto c'è sicuramente una preeminenza di quello che è l'aspetto diurno, mettere in luce, mettere in evidenza il percorso a piedi, si fa di giorno, però è importante anche la notte. E quest'anno in particolare vorremmo dedicare dei momenti anche, se non di passeggiata, comunque delle piccole uscite, o comunque ragionare anche sull'aspetto notturno, sul chiarore lunare, caro a Leopardi. È un po' un contraltare del percorso che si fa di giorno, la notte è un momento di ristorazione, dove si recuperano le fatiche, però dove entra anche quella componente di sogno, per cui ancora ci piaceva collegarci a questo. E poi per cos'altro abbiamo scelto Vaghe Stelle dell'Orsa, insomma era stimolante, è un gioco che ci piace fare, ovviamente, quella di mettersi in corrispondenza con degli autori cari, perché stimolano, poi quello che si pensa, si fantastica, viene in qualche modo rimesso in discussione nel camminare, nell'atto di camminare, però crediamo sia un esercizio utile. Per cui ecco, spero di avervi dato qualche suggestione, e poi nel corso della giornata magari ne emergerà anche altri, anche nei laboratori. Anzi, vogliamo che i laboratori, a partire da queste suggestioni che vi abbiamo dato, siano poi l'occasione per ragionare ancora su questi temi. Scusa, ma il percorso qual è? Ah, il percorso di quest'anno, partiamo da Valdagno e arriviamo a Sant'Orso. La partenza è il 1° maggio, è un giovedì, e si arriva domenica 4 qui a Sant'Orso. E poi ovviamente vi diamo tutte quante le indicazioni, adesso ormai è prossima quella che è una scheda tecnica con delle indicazioni sul percorso, anche relative ai costi e quant'altro. Il laboratorio nel pomeriggio.